Questo prezioso altarolo portatile costituisce forse la gemma più grande della raccolta della Biperbanca. Fu restituito da Carlo Volpe a Cristoforo d'Alendinara, un artista del 400 straordinario che è riconoscibile per la sua adesione modernissima ai modi di Piero della Francesca. Cristoforo d'Alendinara aveva lavorato a Ferrara alla metà del 400 alla realizzazione in tarsie dello studiolo di Leonello d'Este e aveva conosciuto probabilmente in questa occasione Piero, che era passato appunto dalla città di Ferrara. In questa anconetta la visione sublimemente prospettica del grande maestro si illumina con una luce molto più naturalistica, che ammorbidisce le forme, che fa risaltare i colori, che mette in evidenza anche la verità dei volti dei personaggi che vengono rappresentati. Nella composizione, la perfetta struttura prospettica dello spazio, la semplificazione geometrica che deriva da Piero della Francesca, si intridono però di una luce realistica, mattutina, che proviene dal fondo e mette in evidenza il bellissimo paesaggio collinare in lontananza, animato da una successione stupenda di piccoli alberelli che si stagliano. Questa luce tornisce le figure, guardiamo la bellissima scollatura che circonda il volto della Vergine, sottolineata da una pennellata leggerissima bianca e nera, guardiamo per esempio lo stupendo particolare del velo trasparente che copre in parte la capigliatura della Vergine, e la luce scivola però anche sul volto dei personaggi, mettendoli in evidenza in tutta la loro realtà. Per esempio il volto di San Giuseppe, molto chiaroscurato, molto tipico, e un San Giuseppe fra l'altro vecchio, anziano, rappresentato realisticamente anziano, come realisticamente è rappresentato il San Bernardino di lato con il tipico profilo aguzzo. Quindi è questa un'espressività ancora di stampo tardogotico che si mescola alle innovazioni del grande Piero della Francesca, di cui Canozzi è al corrente. Ma del tutto gotica è anche la stupenda cornice, quasi del tutto integra, costituita da una cuspide polilobata, tutta frastagliata a fogliami e anche con pilastrini laterali che culminano in pinnacoli. Però se guardiamo lo straordinario particolare del Padre Eterno che si sporge in alto, capiamo come il modo di intendere lo spazio è completamente diverso, cioè la cornice addirittura diventa una vera e propria architettura che sembra inquadrare spazialmente la figura del padre che si sporge realisticamente quasi a proteggere la sottostante adorazione.